It's enough just to try to save myself. Ciao a tutti, ciao a Allora, questo incipit che avete visto prima della sigla è dell'incontro di pochi giorni fa a Roma. Letizia ha partecipato eh, con Willem Defoe, in cui si parlava appunto eh, di questo film, di cui vi parleremo tra poco eh, e che insomma, ha coinvolto anche tanti altri argomenti e tanti altri... Uh, uh, belli bel, aneddoti e quindi yeah. eh, qui sotto in descrizione vi lasciamo il TikTok dove abbiamo caricato un po' tutta un po la conversazione in vari momenti e, insomma, sì. vuoi dire qualcosa? Sì, no, come sapete, appunto, ha avuto pure la, la stella solo Work of Fame qualche giorno fa, quindi gli è stato chiesto anche cosa ha provato in quella circostanza, poi appunto alcune cose su, sulla sua carriera in generale, perché ha parlato dell'approccio, cioè il del suo rapporto con i registi, che cosa significa per lui il rapporto regista attore, insomma, tante curiosità, e più, cioè, poi lui è molto comunque alla mano, molto simpatico, come ricorderete forse, eh, se no... Eh, dovete fidarvi perché abbiamo incontrato anche a Berlino. Insomma, avevamo avuto modo che dopo la conferenza si era trattenuto lì a chiacchierare, quindi insomma è molto. Ci parlato eh... in italiano Insomma, perché eh, sapete, sì, lui sì. abita anche a Roma. Quindi, tra parentesi, siamo quasi a, a meno di un mese da, da andare di nuovo a Berlino. C'è cioè Scorsese, ci sono tanti altri. Quindi, insomma, se non ci conoscete, restate sul pezzo e ne approfitto per dire, mi raccomando, solite cose. Questi sono i nickname in, su Instagram. Eh, se vi va, like, di supporto, condivisione dei contenuti, eh, iscrizione al canale, mi raccomando, e quant'altro. Intanto, grazie per l'attenzione. E per il coinvolgimento e, e quindi e piccola, insomma... parentesi, piccola parentesi climatica che noi adesso stiamo col cervello verso Berlino dove c'è stato tipo meno due gradi e invece recuperando appunto quello che abbiamo detto di questo film quando l'abbiamo visto in anteprima a Venezia, Venezia. stavamo tutti belli sbracciati c'era con esatto. il contributo che abbiamo riguardato prima eh, non tutti vi facciamo tutti. sentire ma eravamo qua in canottiera, in una pausa, nella casa Lido di Venezia, in una pausa tra film, proiezioni, eh, incontri e quant'altro, e facevamo i video eh, giornalieri, le live, in cui vi raccontavamo cosa stavamo vedendo, chi avevamo incontrato e quant'altro. Eh, quindi questo succede tutti gli anni, quindi eh, potete andare a recuperare anche questa live come... Tutte le altre, quindi okay. lasciamo in descrizione anche quella. Ma eh, togliendoci dalla mente i ricordi di quel caldo che se no mi viene male eh, perché io ho ancora l'albero di Natale. Sì, e, va. e... Detto questo, oggi appunto vi parleremo di Poor Things. Noi lo chiamiamo così perché, povere sì. creature, i film che vediamo a Venezia <ride> è difficile che dopo riescano a entrarmi nella, nella mente i nomi italiani. Cioè, quindi, pure per il punto me... esclamativo hanno ufficializzato. Sì. <ride> sì, per me è Poor Things, eh, Yorgos Lantimos alla regia, anche in produzione, sceneggiatura di Tony McNamara. Che così, Piccola Postilla, è eh, lo stesso sceneggiatore della favorita: sempre di Lantimos, e poi è stato anche di Crudelia così al cinema, cosa totalmente diversa. Ehm, C'è sempre allora, Stone, quindi tutte e tosso sono. È vero, è vero, è <ride> eh, Forse sono quelli i legami, lui eh, e lei di sì, full. Sì. Cool. Dietro eh, le quinte insomma, collaborano tutti insieme. Esatto, okay. Leone d'oro al miglior film, ha vinto. Chissà se riuscirà a farsi la stagione dei premi arrivando anche all'Oscar. Io me lo auguro tantissimo. Nella top 10 da Londra che abbiamo fatto, recuperato anche quella. Io l'ho decretato come forse il mio film dell'anno. Ehm, perché appunto l'abbiamo eh, messo nel 2023 avendolo visto lì. Eh, allora, mh, introduco dicendo che eh, Pur Things è un film. Eh, che è molto coraggioso, molto coraggioso visivamente e molto coraggioso a livello narrativo. Si, se si ama l'Antimos, questo secondo me esploderà perché eh, sono sempre più convinto, lo dicevo già in quel video a Venezia, eh, io amo l'Antimos da sempre, da Dogtooth, quei film più ruvidi, più eh, quasi amatoriali, non amatoriali, però casalinghi perché eh, aveva meno budget ovviamente, aveva meno risorse. Eh, però tra tutti gli, i registi che amo lui è uno di quelli che vedo evolvere di più, lui fa tesoro delle esperienze eh, precedenti e ogni film, un film dopo l'altro, riesce a evolvere, quindi ha più budget, ha più ovviamente eh, risorse, eh, però eh, sia come mh, diciamo estetica, e questo Pur Things tra tutti i suoi film è quello che esplode di più a livello visivo, ehm, a livello narrativo era già potente con i primi film, la sua idea c'era già, un po' stramba ma che ti vuole dire tanto tra le righe. Eh, non voglio fare polemiche, ma ecco, film come Saltburn, che tutti adorano ultimamente, quelli sono film, secondo me, eh, esercizi di stile con poco sotto. Lui invece fa mh, maschera tutto, come vedrete in questo Poveri Creature, di colori, di ambientazioni stravaganti. Eh, di interpretazioni strambe, ma poi alla fine sotto ti dice tantissimo e questo film soprattutto tocca i, le convenzioni sociali, ci fa capire quanto siano un po' assurde, quanto eh, in realtà eh, facendone a meno faremo altre scelte, faremo altre, agiremo in modo diverso. Eh, vediamo gli eh, questo film dagli occhi di, di un personaggio di un, che è sostanzialmente una creatura, è sostanzialmente un bambino mentalmente. E non si pone i filtri della società, e quindi quello che fa lo fa come lo fanno i bambini. Ed è magnifico come, come tutto evolve. Adesso ti lascio la parola, poi continuo dopo. Eh sì. però dico solo che secondo me, io, mh, proprio parlando di premi, anche se non sono la cosa fondamentale, io mi auguro veramente che possa vincere, o comunque che almeno emma Stone. Io credo sia abbastanza ovvio, non, non vedo proprio rivali. Uh, è stata straordinaria qui, forse sì, sì, se la più. sua prova migliore. <ride> Siamo vicini. L'avevo detto anche appunto. Se recuperate il video di Venezia che, che abbiamo detto prima, lo dicevo già lì: profumo di Oscar e tutto. Perché secondo me, appunto, è stata bravissima. Più che altro perché è un personaggio proprio in evoluzione super graduale. Cioè, nel senso che lei, appunto, deve prendere piano piano consapevolezza di varie cose, sia a livello emotivo che a livello fisico e tutto. Quindi è proprio un lavorone perché insomma per una persona che comunque è un essere umano con la sua età e tutto invece calarsi nei panni appunto di eh, una persona che esplora tutto per la prima volta in modo così come un Frankenstein praticamente perché eh, quello è diciamo, come, come riferimento anche a livello di storia, però, appunto, come diceva anche William Defoe nell'incontro dell'altro giorno, era curioso questa cosa che ha detto: che mentre in Frankenstein eh, lo scienziato prova poi repulsione per la creatura che fa, invece qui eh, lui si innamora in realtà, è innamorato di questa creatura che cioè, ha un rapporto comunque eh, tra il paterno e il, appunto, il sentimentale di relazione insomma amorosa, Quindi è, è comunque un'evoluzione, diciamo, di Frankenstein in un certo senso come storia. E invece io ci ho visto anche molto Mai Far Lady, però versione ovviamente più eh, piccante e più visionaria alla Lantimos in un certo senso. E, però ecco, come dicevi tu all'inizio, a parte che mi fa inquietudine vedete quella mano di Emma Stone che ti spunta là sotto, perché... eh, non avevo fatto caso. Mi sembra un po' la mano di Mercurio di Adams. <ride> no, però colgo palla al balzo perché sembra tanto una creatura di quelle del film. Perché è infatti, ci, sono, ci Sono galli che abbaiano oppure cani, mezzi, ocche. Insomma, ci sono personaggi senza sì, sì. voluto all'inizio. È, un è uno di quei film che dice un po' un trip, come si dice. Cioè, quando esci sei sì. un pochino disorientato, insomma, da, da, da quello che vedi. E, e soprattutto perché poi, ecco, ogni inquadratura è ricca proprio di dettagli. A me quello che mi ha colpito è che... Sul, sul grande schermo, insomma, a parte concentrarsi sui vari personaggi che si muovono all'interno del, della scena, bisogna proprio stare a guardare ogni angolo, ogni... perché ci sono vari dettagli che vanno colti perché fanno parte di questo mondo immaginario di L'Antimos, che è pieno di cose. Appunto, ogni, ogni angolo ti suggerisce qualcosa, un messaggio, una, una chicca, insomma, per farti calare in quell'atmosfera surreale. Quindi state attenti insomma, ecco, e sbirciate un po' tutto. Quindi ecco, è uno di quei film infatti, che secondo me ha bisogno pure di, una, di più visioni per essere tu, del tutto metabolizzato e, e compreso. Ecco. Quindi, Poi se eh. noi siamo curiosi sinceramente di vederlo anche in orizzonte. <ride> Usciranno, l'abbiamo detto, 25 ovviamente gennaio. Forse questo video lo state vedendo in anteprima e che lo facciamo uscire un po' prima, però eh, appunto siamo curiosi di vedere anche doppiato il lavoro che hanno fatto i nostri italiani perché noi l'abbiamo visto in originale ed è pazzesco anche il lavoro di voce di tutti i personaggi. Quindi... E poi no, dicevo appunto che mh, rispetto a quello che dicevi all'inizio, io per esempio que ho questo. Effetto di eh, presa in giro, tra virgolette, con Ari Aster, che secondo me prova a fare l'Antimos, <ride> prova a fare questi, eh, diciamo, artisti un po' di genio e sregolatezza, che secondo me invece bisogna saperlo fare, nel senso proprio perché se no vai, eh, cioè butti tutto un po' in caciara, come si dice a Roma, e non arrivi alla sostanza delle cose. Quindi lo spettatore è un po' rintronato, però, in fondo ecco, a me lui fa un effetto che contrario che non, non mi piace invece l'antimos secondo me riesce a fare quello cioè che, eh, che non è da tutti cioè tipo Eggers che secondo me ce la fa, ecco perché non è che questo troppo essere troppo, diciamo spingersi troppo oltre i limiti se lo fai con un, un pensiero preciso in testa, secondo me viene bene e trasmette una serie di cose che deve, che deve trasmettere, che sia il disturbo che sia eh, I messaggi insomma, sociali e tutto il resto, però per me ecco, tra, tra i due <ride> vince sempre lui anche nei film cioè, dei Lobster, piuttosto che il, il sacrificio del Cervo Sacro, insomma, mi sono sempre piaciuti molto, perché, ecco, oltre alla forma così folle, c'è anche la sostanza che mi arriva un po' cioè, mi arriva, insomma ecco. Ma quello che io trovo cioè che, che sia giusto e che mi sento proprio, amando il cinema, di esaltare ed elogiare è quando trovi artisti del genere dove praticamente in un film riescono a mettere tutto, perché eh, per esempio questo povere creature è bellissimo visivamente, ha interpretazioni grandiose, c'è cioè, dell'azione, c'è cioè, eh, anche del, dell'osa... Cioè, c'è tanto ridere perché la, la sala Venezia era esplosa dal da ridere ogni, ogni due secondi. Osa anche tanto nelle scene un po' di sesso comunque eh, esplicite. Eh, ed emoziona. Tu entri in empatia con i personaggi e quindi è completo sia dal punto narrativo di quello che ti vuole dire completo per la tecnica è completo per le, la, la parte emotiva ci sono dei registi non vuole essere il video delle, delle, no, no, insomma, delle polemiche però ecco eh, tutti adesso esaltano l'openheimer di nolan e io è proprio lì che aspetto cioè spero tanto che in ambito oscar non sia lui a, a sovrastare tutto perché io trovo che sia grandioso tecnicamente ma sempre il solito eh, problema di Nolan, cioè è solo tecnica. Io non, non trovo mai emotività in Nolan, non trovo mai. Eh, la narrativa a volte vabbè Tenete è un gran casino il resto, eh, magari c'è qualcosa di, di bello. Però questo qui è un film completo: è un film a 360 gradi che può coinvolgere tutti. Sicuramente non è per tutti i palati, nel senso che se uno magari eh, non vuole cose troppo strane, è più lineare, magari non può non piacerli. Sicuramente però. Sostanzialmente è un film che elogia il cinema tutto, tutto. quindi secondo me è un perfetto Oscar. però sì. togliendoci dall'ambito, pre vai, vai. No, prossimo. no, diciamo che livello... cioè, all'interno della cornice, comunque, a parte che ha un cast, a uh, parte Masson sono tutti bravissimi. Sì, Mark Ruffalo, Defoe, anche Mark Raffalo, che un po' uno lo vede. Eh, anche un po' è più impegnato del solito quindi è, insomma fa vedere proprio il suo, il suo talento in, in varie sfumature, e, e poi gli è richiesto molto come personaggi sia a livello attoriale, ma anche sono ruoli anche molto fisici. Quindi, eh, insomma anche nelle gestualità, nei, nelle dinamiche eh, strane che hanno tutti come personalità comunque un pochino surreali, anche loro in questo mondo, un pochino particolare. Insomma, era un, è stata una bella prova, quindi eh, sicuramente quello dà il punto di forza anche oltre a tutto l'apparato tecnico, estetico e tutto. E poi, ehm, no, a me c'è cioè, appunto quel, diciamo che il divertente viene un po' dal grottesco che ovviamente è spinto oltre i limiti, quindi appunto si vedi quegli animali <ride> in un certo modo piuttosto che delle... Proprio anche dialoghi che mi ricordo, appunto, dal, magari soprattutto nella prima fase con questa Emma Stone, eh, ovviamente un po' infantile, un po' ingenua e tutto, che si scontra con la realtà e con gli uomini, insomma, ovviamente ci sono delle situazioni un pochino esilaranti perché sono più, ovviamente appunto un po' portate al limite con, con gli occhi, appunto, di Lantimos che sono. Questa lente un po' deformata, insomma, che, che, che incuriosisce, ecco, e, e poi niente, c'è cioè, comunque eh, sì, alla fine ti... il personaggio. Eh, scusa, vai, 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 vai. vai. Dopo, no, no, per chiudere, intanto dicevo ed è il fatto del fatto cioè, che questo personaggio femminile comunque. È molto anche attuale perché, comunque, la storia alla fine è una storia proprio di emancipazione femminile: di questa, cioè questo personaggio cerca la libertà, quindi cerca di farcela da sola, di crescere, andare per la sua strada, nonostante appunto gli alti e bassi, le difficoltà del caso. Quindi, seppur in questo, cioè questo mondo così fantasioso e surreale, in fondo alla fine si può facilmente insomma paragonare al mondo nostro, insomma, quindi alla società Beh, attuale nostra. E quello il bello infatti, il fatto che sia tutto perfettamente bilanciato e anche quando l'Antimos gioca con l'horror o gioca con la fantascienza, questi scenari anche come dicevamo molto più eh, questi cieli colorati fantascientifici rispetto ai suoi agli altri film, eh, però alla fine torna alle basi, torna a quella che è la nostra umanità e ci dice cose che sono nostre, non sono strampalate pur essendo strampalato il film ehm, è tutto un po' distorto sia nel mondo che ci mostra ma eh, tanto quanto cioè, ci mostra un'opera distorta e eh, come lo sono tutte le caratterizzazioni dei personaggi ehm, però appunto è tutto bilanciato l'ironia come dicevamo prima l'emozione è tutto ben incasellato eh, poi appunto si diverte tantissimo a giocare con la macchina da presa, con le inquadrature, anche alcune un po' stroboscopiche piuttosto che eh, quadrangolari, eh, grandangolari. Eh, ho preso da te quando mi dici <ride> usi ma vabbè. Ti ho contaminato. Eh, cosa nostra. E, <ride> mh, e, insomma, gioca anche tanto con la tecnica e ci riesce benissimo. Eh, insomma, io ne parlerei ore e, e probabilmente avremo modo e maniera di parlarne ancora. Però ecco, anche il nome, sì. eh, il nome di, Uaf, di Dafoe, che è eh, il padre, è Gad, God, Dio, quindi è anche lì in parallelismo di quello che poi, che poi è. Ehm, sì, poi poi, dico, cosa... un è un film provocatorio comunque, quindi è uno di quelli sì. che quando esci dal cinema ce n'hai di, da dibattere ah, sì, sì, e sì. chi chi chiacchierare. Mi, ricor Mi ricordo che a Venezia erano un po' tutti entusiasti chi lo vedeva, però in realtà noi è stato subito amore appena visto abbiamo... cioè già ci aspettavamo tanto da Lantimos una volta visto e uscire dalla sala entusiasti così tanto cioè era perfezione sì, ma... mi, sa, mi sa che l'unica cosa che avevamo un po' notato sì, tutti e due infatti, era il fatto della lunghezza sì, e lo, del fatto che riprendeva dire. più cioè, sembrava di, che, che stesse per finire invece poi riprendeva la storia e magari si esatto, stava sì. sì se si vuole trovare un difetto no. è questo poi fateci sapere anche voi nei commenti una volta che l'avete visto ma eh, per noi l'unica cosa è un po' la lunghezza. Non perché sia un film troppo lungo e né disturba né annoia, ma forse, se asciugato un attimo, mh, avrebbe giovato di ritmo. Soprattutto quello che appunto anticipavi è che ha troppi finali, cioè ogni volta sembra finire e riparte, quindi questo è un po' Sì, è la seconda parte, secondo me, che sì, era sì, un po' sì, più lunga sul, sulla fine. Ecco. Però bello anche il fatto che divida tutto a capitoli in base ai luoghi in cui vanno, in cui va la protagonista, eh, e che divide, divida con delle specie di copertine artistiche che è arte pura, bellissima. È un po' bianco nero, un po' colori, in questi spazi qui è bianco e nero. Eh, per esempio, o l'inizio, insomma, ci sono tante cose anche un po' risveglio dalla realtà. Adesso non vi voglio spoilerare, ma ho, eh, ho paragonato questi colori un po'. Mi, mi, dopo a Venezia mi ricordo che facevamo discorsi dopo la visione, un po' come il ritorno alla realtà, eh, bianco e nero, poi il colore è la vita, è quello che ti fa tornare in vita. Insomma, vabbè, poi avremo modo no, ma... di, di elaborare una volta che si potrà spoilerare. No, è una cosa che mi è venuta in mente adesso che appunto in un film così, eh, comunque ecco, non di facile interpretazione, eh, mi è venuta in mente una cosa curiosa che ha detto William Defoe l'altro giorno, che comunque l'Antimos parla poco sul set, perché tu immagina che comunque tu leggi questa sceneggiatura, se il regista agli attori cioè non ti spiega proprio, diciamo, una serie di cose, non è semplicissimo interpretarlo sotto tutta questa macchina. Eh, sì. Allegorica e, e comunque conosci, ha detto dopo... che lui non no, scusa dice che lui parla poco e prende, ti dirige stuzzicandoti e prendendoti in giro. Cioè, <ride> quindi io, io vorrei stare un giorno sul set di Lanche. Sì, praticamente o lo, o lo conosci e, insomma, e dopo un po' di film allora sai come è fatto? Cioè, l'altro giorno, Emma, perché siamo in piena stagione di premi, come saprete, l'altro giorno il massone ha vinto. Eh, non mi ricordo quale premio tra i tanti. E forse che il stanno... Golden Globe, mi sa. No, eh, sì, ma Le... questo discorso era forse agli Emmy oppure mm. ai Critics esatto, Choice. Non lo so. Forse, sì, hanno dati tutti questi giorni però per eh, praticamente ha, fa ha fatto questo discorso ringraziando l'Antimus e dicendo che. Uh, non mi ricordo com'è che lo chiama. Yorgo, forse lo chiama. Perché eh adesso sì, io... lui è greco, e io non so. <ride> però hanno fatto un giochetto, lui rideva. Insomma, si è sì, capito che poi lei è la sua musa eh... ormai. Quindi sì, certo, sì. Per però, si è capito dico. che l'animo, diciamo, è... è giocoso nel set, ovviamente si lavora. Ma no, volevo aggiungere che. Eh... Vabbè, le bolle dicevi, non so se l'abbiamo detto qui, no, però tanti. bolle, bolle eh, rutti sì. e cose varie sono <ride> molto carine e, e poi no che, eh, ah no, che un altro ambito che non so se vincerà anche qui i premi perché c'è Barbie, ci sono tanti contendenti. Ma è curatissimo a livello di scenografie, sì, ma di costumi, tantissimi cioè sì, dei sì, costumi anche. particolarissimi, come lo erano anche i suoi vecchi, la favorite tutti. E, ehm, e oltre a questo anche il make up tipo di dafo è fantastico mm, sì, sì. Eh, quindi so, il sonoro che è molto disturbante i versi è eh, curatissimo anche un po', un po in tutti i settori per questo dicevo è completo quindi insomma ehm, insomma ci sarebbero tantissime cose da dire ma ci fermiamo a 21 minuti e qualcosa noi speriamo di avervi fatto un quadro di cosa ne pensiamo. Diceci voi qui sotto cosa ne pensate o se avete curiosità, se non l'avete ancora visto, così ci confrontiamo qua sotto. Mi raccomando. Però la cosa importante è andatelo a supportare al cinema, godetevelo. Sì, merita è... pure il grande scherzo, esatto. è... il respiro. È un'esperienza <ride> un vi... che, che, che merita ed è essenziale. Di essere vista in uno schermo gigante. Quindi mi raccomando e niente, poi ci, ci vediamo alla prossima e, e speriamo che vinca tante cose. Cioè, non fa Ciao, non fate i dubbi: con esatto. cani strani e papere bizzarre. Fermo, aspetta un attimo, non chiudere. Se sei qui ti piace di sicuro il cinema e quindi abbiamo qualcosa in comune, punto primo. Poi non lo vedi dove siamo, quale altro canale ti fa direttamente dei video dalla sala cinematografica? Solo per questo meritiamo la tua attenzione. Esatto, poi film, serie tv, contenuti dai festival mondiali, in trasferte, interviste, una marea di contenuti vari. Semplicissimo, se vuoi cliccare l'iconcina qui sotto con il nome del canale, ti fai un giro e ti iscrivi così attivi la campanella perché ogni volta che pubblichiamo un nuovo contenuto vieni subito avvisato, quindi esatto. semplicissimo. Esatto, però adesso andiamo che il film inizia e sappiamo al cinema non si parla. Alla prossima. Alla prossima.